situazione è quella di essere contento, e questo sia venuto, sia felice per il fatto che sia riconosciuto un lavoro che è durato una vita, però di fatto, ecco, non so se, se io proprio non me l'aspettavo, quindi sono abbastanza, rimasto abbastanza sorpreso da questa nomina, anche vedendo che c'ho accanto, c'è dei giganti, ovviamente io sono molto più piccolo probabilmente. È stato riconosciuto un lavoro che va avanti da molti anni, insomma sempre in espansione, lo dimostra il fatto che anche la sede attualmente si sta ingrandendo. Sì, no, il lavoro sta andando abbastanza bene, chiaramente bisogna sempre creare cose nuove, progetti nuovi, prodotti nuovi, soprattutto stare a leggere la tecnologia che poi deve essere applicata al mercato. Questo noi cerchiamo di farlo al meglio, per ora ci sta riuscendo, spero ci riesca anche in futuro. Questo anche e soprattutto per il bene del territorio. Credo che sia uno dei motivi per cui alla fine questo è stato meritato, questo è stato meritato. Gli altri hanno pensato fosse meritato questo, questo riconoscimento, perché di fatto ho sempre lavorato sul territorio per il territorio, ho sempre fatto tutto da me, nel senso sono partito da zero, anzi sotto zero, senza avere ovviamente nessuna possibilità di eredità di quant'altro fosse successo in altri casi, ovviamente, come in altri casi ci sono. Quindi forse è stato proprio apprezzato questa parte di territorialità, di sviluppare sul territorio e di creare prodotti nuovi sul territorio, può portare ricchezza al territorio stesso. Questo secondo me è il mio vangelo su questo, ecco, non c'è dubbio. Cambia qualcosa adesso per Fabrizio Bernini o questo lo considera solo come appunto un effetto del suo lavoro degli ultimi anni? No, assolutamente non cambia niente, cambia solo l'idea che qualcuno riesce a percepire, a capire che veramente qualcuno è importante, perché ripeto è il presidente stesso che riconosce, e proprio il suo ufficio riconosce questo, che gli dà questa onorificenza, e questo fa piacere perché vuol dire che no, la strada è quella giusta e dà più coraggio ancora per fare meglio in una maniera più forte per il futuro.